Ci siamo, nel senso, come dice Maurizio, ovviamente abbiamo analizzato legalmente i quesiti da sottoporre al comitato deliberante da parte e poi la firma. Noi crediamo che, come dice Maurizio, per fine ottobre si possa partire con la raccolta delle firme. Noi pensiamo che entro Natale sicuramente raggiungeremo le 8.000 firme, quindi mobiliteremo il nostro partito, il nostro movimento, le nostre sezioni a fare giornate intere di raccolta firme nei vari gazebi, e pensiamo, mi diceva anche Sergio, che visto il momento particolare di sensibilità, la gente capisce ancora più di prima l'utilità di questo ente, quindi firmerà con piacere questo referendum. Sappiamo tutti come a livello governativo si discute di abolire le piccole province, noi ci permettiamo il lusso di avere questo ente intermedio, che sappiamo tutti è contro la Costituzione, non previsto in alcuna norma costituzionale dello Stato. Crediamo veramente che raccolte le firme si possa veramente eliminare questo ente inutile. Gil Mozzi, ho sentito la televisione sabato quando era al convegno dei sindaci, in premier ha detto che di fatto le comunità costano quanto costavano i compresori, non è vero, ci hanno sempre detto che avrebbe costato costo zero, noi sappiamo che oggi le comunità costano tantissimo e non producono niente perché ci sono enti di gestione, presidenze, giunte, uffici, personale e quant'altro, quindi una spesa enorme per produrre niente, e noi crediamo veramente che la gente su queste, che si interroga tanto spesso su questi costi della politica, finalmente capisce e capirà che in Trentino non possiamo permetterci di avere questo ente. Stiamo discutendo sui comuni, si sta valutando se è giusto o non è giusto accorpare i piccoli comuni, e sappiamo come tutti i comuni abbiano grosse difficoltà nell'approntare prossimi bilanci di previsione adesso a dicembre, sappiamo come queste comunità hanno sottratto il 30-40% delle risorse che erano destinate alla finanza locale ai comuni, quindi di fatto sono in difficoltà, e noi crediamo che questo ente non sia veramente inutile, che i comuni si riappropriano del loro ruolo importante che hanno, se un comune non è in grado di realizzare un'opera importante, se convenziona con comuni limitrofi, realizza un posto elastico anziché un centro sportivo, anziché qualcos'altro che serva non solo per il comune ma per i comuni limitrofi, ma crediamo veramente che finalmente si possa abolire questa legge che è partita, come sappiamo, nel 2006, che ha avuto le elezioni dopo 4-5 anni dallo scorso ottobre, che dopo un anno ha prodotto assolutamente niente, che costa tantissimo, e non possiamo permetterci, anche se questa provincia ha ancora un bilancio forte e ricco, diciamo, nonostante le lamentele dell'AI continua a piangere, noi avremo una finanziaria di 2012 pari di importo alla finanziaria del 2011, perché si parla di 4,6 miliardi in previsionale, milioni simili o meno anche per quanto riguarda la finanziaria del 2012, ma noi crediamo veramente che qui si possa veramente andare a incidere costantemente sulla riduzione dei costi della politica, riduciamo gli apparati burocratici, riduciamo enti inutili, diamo, ripeto, forza ai comuni che possono veramente realizzare e stare vicini alla gente e fare quelle cose che i cittadini chiedono. Le comunità non sono sentite, la gente non le ha mai condivise, la scarsa partecipazione alle stesse votazioni lo ha dimostrato. Noi crediamo veramente che da ottobre a Natale la Lega raccoglierà questo 8.000 firme, non poi che a primavera, tra marzo e aprile, come ci sarà questo referendum, la gente capirà che è giusto abolire questo evento inutile per dare forza ai comuni. Noi speriamo veramente che ci sia la possibilità di, anche a livello comunicativo e di giornale eccetera, di dare forza a questa proposta. Sappiamo già come le forze che governano oggi il Trentino ostacoleranno questo referendum, che ripeto è il primo referendum che avviene in Trentino da quando c'è la provincia, il primo referendum abrogativo di una legge provinciale di 50 anni, ma noi crediamo veramente che qui si è toccato, penso della dice che la misura è colma, diciamo che la misura è veramente colma, e dobbiamo con forza, e cercheremo in tutti i modi con i nostri militanti, la nostra sezione, il nostro partito, di fare una grossa campagna elettorale, perché ripeto va a vantaggio esclusivo dei comuni per abolire questo ente inutile. Quindi noi siamo fiduciosi, ripeto, per le firme non abbiamo problemi, io credo che anche la gente capirà che è giusto recarsi alle urne e abolire questa inutile legge voluta come studiata, come grande pensata rivoluzionaria, istituzionale, politica, ma che si è dimostrata un grande flop e si è accontentato soltanto qualche amico degli amici, e si è creato, ripeto, un grande disordine tra i comuni e le comunità, in cui la gente peraltro non sa ancora bene se deve andare dal sindaco a chiedere una certa cosa o andare al presidente di comunità, e veramente crediamo che un po' di chiarezza va fatta, e noi questa volta qua faremo una grande chiarezza e un grande servizio ai cittadini trentini.